Buongiorno, sono la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Manzoni Agruso di Lamezia Terme. Ci troviamo qui con le classi della scuola secondaria di primo grado per l'evento collegato ad un altro evento cittadino che è l'Open Air Art. I ragazzi della scuola per partecipare a questa iniziativa hanno realizzato dei prodotti importanti, significativi, sia relativamente alla giornata dedicata a Dante e quindi una serie di fumetti per una serie di disegni che hanno poi prodotto un fumetto proprio sulla Divina Commedia che sono qui esposti nel cortile della scuola. Sono stati impegnati due classi, una per la realizzazione dei manufatti che presenteremo dopo e un'altra per la realizzazione di questo fumetto sulla Divina Commedia. Per i ragazzi è stata un'esperienza bellissima, significativa, che li ha riportati al mondo dell'arte, al mondo della letteratura attraverso gli strumenti a loro più vicini, quelli del disegno, quello della manualità, lavorando l'argilla e la creta. Sono stati molto entusiasti e soprattutto la cosa importante è che la scuola è riuscita a dialogare con le associazioni del territorio, perché questo progetto nasce da un rapporto costante con le associazioni che l'hanno promosso. Questo è un aspetto significativo per chi fa educazione e formazione, perché come sappiamo sul territorio ci sono tante risorse, la capacità di collegare più know-how sicuramente arricchisce il territorio e la comunità educante. L'altra classe ha realizzato dei prodotti che adesso andremo a vedere. Ci fate vedere questi bellissimi? Perfetto, si sono ispirati all'arte classica, all'arte greca, all'arte romana e sono dei manufatti che hanno realizzato loro e che potete ammirare oggi esposti nel cortile appunto della scuola Manzoni di Lamezia Terme.